Organizzata dal gruppo Intini di Noci, si discute di nuove tecnologie e tutela del territorio. Studiare e ottimizzare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per il rilievo del territorio. E questo è il principale obiettivo della scuola estiva internazionale che si è aperta da qualche giorno a Noci presso la masseria Sorresso. Ma non è questo l'unico scopo. Lo scopo di questa scuola estiva è anche coniugare l'aspetto tecnico con l'aspetto culturale e con quella conoscenza storica che purtroppo nei libri di scuola o delle stesse università, con tanti convegni e con tante chiacchiere, non vengono fuori. Spesso, come sottolinea il professor Grimaldi, che coordina i lavori della scuola, si ha poco tempo per riflettere. Oggi purtroppo abbiamo una serie di nuove tecnologie, ma abbiamo poco tempo per riflettere sull'utilizzo di queste nuove tecnologie. Cioè, oggi secondo me il tecnico moderno viene distratto dall'aspetto ludico di queste tecnologie e non si sofferma non ha il tempo per poter elaborare i dati ottenuti. Professionisti fra i 20 e i 50 anni, esperti di beni culturali, tecnologie di telerilevamento provenienti da tutto il mondo si confrontano sino al 3 settembre su diversi metodi di approccio al lavoro e i sistemi tecnologici. La Summer School, voluta dal gruppo Intini di Noci, vede la partecipazione anche di numerosi dipendenti del gruppo.